di Andrea Magnani. Allora, il Festival Vendon Film fa parte dell'AFIC, l'Associazione di Festival Cinematografici Italiani, e con un accordo c'è la possibilità tra AFIC e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici di consegnare il premio ad una delle categorie del Festival. Noi abbiamo scelto da 2 anni fa di inserirla nella sezione lungometraggi, quindi è la terza volta che viene dato questo premio SNCCI, e ci sono 3 giurati che il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici sceglie, e i giurati scelti quest'anno dal sindacato sono Catello Masullo, Rossella Puzza e Baldassarre. Non è il terzo dei premi omaggi, ma è il terzo dei. Allora, ci fa molto piacere naturalmente essere qui, si rinnova la presenza perché questo festival merita ovviamente il premio della critica. Noi siamo stati designati appunto dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, è una giuria indipendente ovviamente da quella del festival ed è come ha già ben detto, diciamo, naturalmente Ermete. È composta da Rossella Pozza, Roberto Baldassarre e da me, che sono Catello Masullo. Noi abbiamo fatto fatica, devo dire, a trovare il film cui dare un solo premio e quindi ne vogliamo dare due. Perché sì, quindi partiamo naturalmente prima da una menzione speciale, poi daremo il premio della critica, propriamente detto. La menzione speciale, e ci fa piacere peraltro che molto spesso diciamo, i premi della critica coincidono con quelli della giuria del festival, e questo ci fa piacere perché vuol dire che abbiamo lo stesso concetto della qualità cinematografica, che poi è la qualità che ci offre Ermete, questo straordinario festival. Per cui diciamo, la menzione speciale della critica va proprio alla lunga corsa di Andrea Magnani, per cui è stato appena designato il migliore attore, proprio diciamo il protagonista, Adriano Tardiolo. Allora passo la parola a Rossella Pozza, membro di questa giuria, che legge la breve motivazione. Un'opera del grande talento visivo e visionario nella messa in scena, capace di creare storie che portano lo spettatore in mondi inesplorati e stranieri, con un inimitabile umorismo surreale e spesante. Il regista Magnani ci porta a riflettere sugli spazi e sui confini, sulla relatività delle percezioni e sui relativi paradossi. Altresì, il film trova il suo perfetto e insuperabile protagonista in Adriano Tardiolo, che contribuisce non poco a regalare al film un trionfo di candore, di purezza, di assoluta gentilezza, con toni di fiaba moderna ammantata di fantasia. Evviva! E quindi speriamo che con questa motivazione vi invogliamo domani mattina a venirlo a vedere. Lo facciamo domani mattina al cinema, no? Chiaramente è un film che vale veramente la pena di vedere. E quindi siamo arrivati al premio propriamente detto della critica, appunto, diciamo, attribuito da questa giuria indipendente, che viene assegnato, e tra poco Roberto Baldassarre consegna fisicamente il trofeo messo a punto, eccolo qui, proprio dal sindacato critici. Poi magari il festival ci aggiungerà una targa di quelle vostre bellissime che sono ambite, quindi mi piacerà che poi la facciamo avere. Il premio è al film che avete appena visto questa sera, che è stato giudicato il migliore, naturalmente, e quindi meritevole di questo premio della critica. Il mio posto è qui, di Cristiano Portone e Daniela Porto, che si avvicina e che abbiamo appena visto oggi pomeriggio, ci ha presentato in maniera impareggiabile il romanzo da cui è tratto questo film, romanzo che poi è stato sceneggiato a quattro mani,
appunto dall'autrice del libro che è qui accanto a noi, che è Daniele Porto, e da Cristiano Portone, che è un regista di lunga data con il quale appunto Daniele Porto ha un sodalizio artistico, ma anche meta-artistico, forse possiamo pure svelarlo, perché no? Non è un segreto, benissimo. Allora, la motivazione, molto rapidamente. Il film propone un ritratto accurato, vivido e rispettoso della provincia calabrese agli inizi degli anni 40, con personaggi disegnati a cesello che ne rappresentano con efficacia e credibilità le caratteristiche sociali, culturali e antropologiche. La regia di Daniele Porto e Cristiano Portone è precisa e palpitante, ci porta in una storia che è un inno all'emancipazione femminile e alla libertà di essere se stessi, con un irresistibile lirismo delle emozioni, una illustrazione efficace della determinazione indomita della protagonista verso il suo obiettivo di riscatto dalla sua miserevole condizione di emarginazione e di ineluttabile destino alla sottomissione. Forse un commento della regista ci vuole. Dopo queste parole posso stare zitta e andare a vergognarmi in un angolino, perché mi state veramente dando un grandissimo onore. Sono contentissima, quindi ringrazio il Sindacato dei Critici, ringrazio Ermete per aver invitato il film a questo bellissimo festival, dove la cosa che noto più di tutti è che c'è un grandissimo amore per il cinema, per il film. È stato fatto un programma con grande coerenza artistica, quindi insomma sembra scontato ma non lo è, ve lo assicuro. Quindi grazie, grazie a voi anche per questo premio. Roberto Baldassarre è una specie di presenza fissa di questa giuria, forse ci vuole, cioè sei alla sua tua terza partecipazione consecutiva, se non vado errato, e quindi dici anche tu il tuo parere su questa giuria, no? Ma un momento, sì, dai. Non so se c'ho la postura, perché tu già hai una certa postura. No, vabbè, ringrazio per questa. Sono contento di stare qui per il terzo anno. Come ha detto comunque Catello, la regista, che è stata comunque un'ottima selezione anche quest'anno. E come ha detto Simone Isola, appunto, è ottimo che ci sia visibilità per queste opere che gli autori con coraggio hanno realizzato. Un saluto a Filippo e evviva! Lo sanno, però dice pure a noi, però. No. Non ci sono, siamo te. Vabbè, ci salutiamo Filippo. Un Baldassarre è un po'. Va bene. Complimenti. Andiamo avanti. Allora, proseguiamo con miglior colonna sonora, che va a Lorenzo Esposito Fornasari per La seconda vita di Vito Palmieri.